trovavo in quel carcere da un mese e da parte mia c'è stata questa aggressione verbale nei confronti di un agente. Sono stato invitato dagli stessi agenti a recarmi all'ufficio comando e mi hanno fatto entrare in una cella e in questa cella vuota mi hanno chiesto di spogliarmi per la perquisizione. Erano 6, 5, 6 agenti. Indossavano dei guanti. Ho capito che si stava mettendo male. Appena mi sono spogliato nudo completamente, e ho ricevuto un primo pugno. L'ho ricevuto da un agente alla nuca. Ho cercato di reagire, cercando di difendermi, ma più di un pugno non avrò tirato. E subito dopo io non ho capito più niente, sono entrato in stato di incoscienza, ero a terra e ho cercato di pararmi un po' dai colpi. Mi sono ritrovato disteso in terra. Sono andati via, poi sono ritornati e mi hanno spostato nella cella accanto. E mi hanno chiuso là, nudo, e sono rimasto là tutta la notte, attraverso una finestra che riusciva a riflettere la mia immagine. Sono rimasto sconvolto, nel senso che non c'era forma di viso ed ero sporchissimo di sangue. Ero tumefatto completamente. Mi avevano. No, ero irriconoscibile. Io sono stato lì tutta la notte. Quella mattina dopo è successo che io fui chiamato da una dottoressa che aveva già programmato un colloquio con me. Mi ha visto in quella situazione, il volto non aveva forma, non ero stato visitato da nessuno. La dottoressa, ricordo, che chiese agli agenti cosa era, si mise a piangere quando mi chiese la dottoressa cosa è successo. Ho detto chiederò a loro, chiederò agli agenti cosa è successo. Sono stati loro, ieri sera sono stato massacrato in questa cella, gli disse la dottoressa. E niente, lei volle andare in fondo a questa situazione chiedendo appunto l'intervento del comandante. La psicologa entrò casualmente nello studio della dottoressa e mi guardò senza riconoscermi. E io gli dissi: guarda, dottoressa, che io sono Rotondo Giuseppe, quello di ieri. E si mise a piangere. Se non è possibile, tu sei Giuseppe. E fu curato, è un modo di dire, perché non fu curato. Mi guardò e mi scrisse questo: ok, una bustina di oli al giorno per 3 giorni. La prognosi era di 3 giorni. Dopo la visita sono stato accompagnato in isolamento. Era gennaio 2011, facevo un freddo terribile. C'era questo materasso di gomma piuma e la branda senza lenzuoli, senza coperte, senza niente. Se non che il comandante disse: guarda, Rotondo, qua c'è una denuncia da parte di nostra nei tuoi confronti. Mi dissero che c'era un agente di custodia in ospedale grave, che avevo colpito due loro colleghi con calci e pugni. Non ero assolutamente in grado di fornire al PM i nomi e cognomi degli agenti che mi avevano aggredito. Nel giugno di quest'anno abbiamo fatto la prima udienza in cui io ero presente in aula come imputato. In quell'udienza là erano presenti gli agenti di custodia, i 3 agenti che mi colpirono. Attraverso quell'udienza là ho potuto documentare alla procura di Lucera chi erano gli ignoti che avevano aggredito il 12 gennaio 2015. E quindi il PM ha aperto questo procedimento penale nei confronti di questi 3 agenti. La prima udienza a marzo 2013. Io mi aspetto che vengano riconosciute le responsabilità, la verità. Per me è importante che siano parte civile in questo procedimento, perché significa appunto dare rilevanza non solo alla mia situazione
ma anche a prevenire anche altre situazioni.